Quel foro lì è perfettamente circolare, sembra proprio un pozzetto. L'acqua, bene universale, fonte di vita. Vale la pena lavorare intensamente per costruire strutture che raccolgono l'acqua. Noi siamo di fronte a un raccoglitore d'acqua, uno scolo dove c'è una parte in alto, lavorata. È un cerchio perfetto, sembra quasi un pozzetto, e più in basso invece questa vasca quadrangolare. Questa bellissima struttura, antica probabilmente, la scoprì Stefano Pucci molti anni fa e la pulì. Come al solito ci accompagna in luoghi molto particolari, in luoghi antichi che sono nelle nostre zone, nell'Alta Versilia. Ora Stefano ci racconta come è riuscito a scoprirla, quando e che cosa ha pensato quando si è trovato di fronte a questa lavorazione. Questa è pietra, pietra dura lavorata, dove ci sono anche delle piccole tacche, dove salivano appunto per raccogliere l'acqua. A Sì, te. grazie. Sì, questa non è pietra calcarea, assolutamente, anche perché si vede che è molto scura, perché poi l'abbiamo ripulita stamattina, perché qui dopo 10-15 anni ormai ho dimenticato il tempo in cui ho frequentato questi boschi, queste selve in cerca di manufatti, in cerca di segni dell'uomo. E ne trovai tanti, infatti in zona ce ne sono veramente parecchi di altre cose di questo genere qui. E poi, come accade di solito, dice: è bella, la puli tutte, però dopo non tornai più qua. Stamattina è stata l'occasione, insieme a Natalia, di ripulirla, di rimetterla a nuova luce, perché era completamente piena, sporca di alghi, erica, Foglie. foglie, rami, sassi, pietre, e quindi ora piano piano ritornerà come era prima, perché poi se dopo se piove viene ancora di più lavata, pulita, e dopo potrà ritornare fruibile, più che altro ora purtroppo per gli animali del bosco, non più per Certo. l'uomo, non più per l'uomo. Sì, non dimentichiamo che qui comunque sono tutte aree dove si viveva, si lavorava. E quindi c'era bisogno di fonti d'acqua vicine alle abitazioni, per sopravvivere, per la sopravvivenza non solo degli animali, ma anche proprio degli esseri umani, cioè della gente che viveva qui. E questi sono raccoglitori molto importanti. Noi ne abbiamo trovata una ai Caprioli, sopra Zano, un altro scolo come questo. Scavato con delle canalette, molto bello anche quello, importante anche proprio per la zona. Ma questa non è unica, perché vicino ce n'è un'altra di vasche, una vasca tipo trapezoidale più grande di questa, sempre su questo sentierino. Sì, è qui a 1, 2, sono 3 metri, c'è un'altra grande vasca che anche quella raccoglie quegli scoli del monte, poi ci sono alcune coppelle, c'è due croci, una croce qui Esatto. e una croce là, che praticamente anche quelle sono state realizzate per non so a quale scopo, magari per proteggere Per sacralizzare un luogo. questo luogo, perché l'acqua come L'acqua è è importantissima. importante, quindi
era un gesto proprio sacrale nei confronti dell'acqua, come ringraziamento appunto per la fonte d'acqua. Queste strutture pulite ricominciano a funzionare e noi l'abbiamo già constatato sopra a Zano, appunto, come dicevo, alla Fontana dei Caprioli. Siamo tornati dopo che avevamo pulito questo grande roccione con tutte le canalette e queste vaschette, e la struttura ha ricominciato a funzionare perché era stata pulita. Sì. Ora ci avviciniamo all'altra e la riprendiamo, ve la facciamo vedere. Ecco, questa è l'altra più in basso rispetto a quella che vi abbiamo fatto vedere prima, e c'è una vasca sola. Una vasca sembra quasi trapezoidale scavata, però è più È molto grande, più grande questa, molto più sì, molto grande. più grande. E Infatti si anche vede qui. l'acqua che parte dall'alto, sono due piccoli scoli che poi si confluiscono in uno solo che poi va qua dentro. Quando è pieno, c'è troppo pieno che sbuca di qua e va dove noi abbiamo i piedi qui. Sì, anche questa è sempre ricavata da un roccione, da una roccia appunto che è in situ, un affioramento roccioso grande, come quello di prima, chiaramente della stessa. E sopra qui noi vediamo una serie di rocce affioranti, è tutta una collina rocciosa in questa parte. È tutta una zona molto affascinante perché chissà, magari ci sono degli altri manufatti che sono ancora nascosti. E su questa roccetta qui poco sopra c'è una cappella e una piccola croce. Sì, è lì sopra, ma piccola croce è un po' strana, sembra quasi un antropomorfo, eh? Sì, in effetti è vero, ha una forma diversa rispetto a quella Sì, che a quella abbiamo che hai visto trovata prima. qui di sotto. Adesso avviciniamo la videocamera, ve le facciamo vedere entrambe da vicino, così vi rendete conto del lavoro che c'è stato per ricavare questi raccoglitori d'acqua. Questa è la piccola croce che troviamo prima della vasca, della doppia vasca. Questa è una vaschetta oblunga, qui c'è una specie di scavo e un'altra vaschetta circolare, questa è la vasca più grande e in alto c'è questa specie di pozzetto circolare. Si vedono proprio anche qui lo scolo scavato. E queste sono appunto la vasca più alta, quella più bassa. Poi su questo massetto c'è una coppellina, ecco. Un'altra su quest'altro massetto vicino. E questa. E questa forma strana Eh sì. è curiosa Sì, perché perché poi c'è anche questo. Sì. sembra una croce delle Tao, vero? Sono Sembra linea. Mantao, sì, io l'ho già trovato, comunque, proprio vicino a una fonte d'acqua. Ah. Un'altra. C'è una vaschetta scavata, una specie di abbeveratoio. Questa è l'altra.
più in basso. Vedete che grande affioramento roccioso da cui è stata proprio ricavata questa vasca. Guarda l'acqua come scorre, Stefano. Arriva, arriva, piano piano, ma... Si vede proprio che c'è un gocciolamento. Beh, possiamo immaginare quando piove che afflusso d'acqua che arriva. Quando è tutta pulita, lavata, si può anche bere.